Una vittoria dedicata ai compianti di Liana Pinta e Tony Lisma, ai cui familiari l'assessore allo sport Pietro Ingargiola ha consegnato una targa commemorativa. Una vittoria per il folto gruppo di immigrati del centro accoglienza San Vito che hanno movimentato gli spalti del Nino Vaccara, ma soprattutto una vittoria in un derby sentito che dà morale in vista della corsa alla salvezza diretta. Nella 25esima giornata del girone A del campionato d'eccellenza, al Mazzara basta un gol a metà secondo tempo di Cammareri per battere il Marsala in una sfida tanto combattuta quanto emozionante. I canarini di mister Totò Brucculeri si sono fatti preferire in avvio gara quando è l'attaccante Rossella a fallire due nitidissime palle gol tutto solo davanti al portiere in Grassia. Il Marsala, che nella seconda metà del primo tempo gestisce bene il pallone a centrocampo, prova a farsi pericoloso in fase di ripartenza, ma all'ex di turno Mario Urbini in ben due occasioni resta il colpo in canna, fallendo l'appuntamento con il gol dell'ex. La svolta del match è in avvio ripresa, quando il centrale azzurro Pirrone, già ammonito, salta con il braccio alzato a fermare un pallone partito da una punizione di Lunetto e viene espulso per somma di gialli. L'arbitro Ragone di Ciampino assegna un penalty ai gialloblu che però Ilario, subentrato nella ripresa al suo omologo in Grassia, è bravo a sventare sul tiro dagli 11 metri dello stesso Lunetto. Episodio che non scuote il Marsala, bensì dà vigore ai padroni di casa che al 26esimo del secondo tempo realizzano il gol partita. Rossella recupera palla sulla destra e serve Gimot, il quale conclude di prima vedendo la ribattuta di Ilario, ma per il tapin vincente è pronto Alessandro Cammareri che arriva a rimorchio e scarica in rete. A questo punto la squadra di mister Sandri tenta il tutto per tutto e si riversa in avanti rischiando però qualcosa con il Mazzara che in contropiede si fa ancora pericoloso con Rossella e Gimot. L'ultimo sussulto ospite arriva quasi sul gong quando un tiro di Genesio da buona posizione finisce fuori. Il Mazzara conquista così una meritata vittoria che permette di preparare con più convinzione la trasferta a Serra di Falco in programma domenica prossima. Siamo con Said Gimot, uno dei giocatori più decisivi di questa vittoria, il cui apporto è stato determinante. Un avversario tosto, il Marsala, che nonostante il vostro positivo atteggiamento della prima parte di gara è stato difficile da scardinare. Quando avete capito di poter vincere la partita? Noi abbiamo capito che vinciamo questa partita da martedì, perché siamo una partita che aspettiamo, che sappiamo che giochiamo contro una squadra che è messa bene in classifica. Come noi sappiamo il nostro valore, che siamo una squadra forte, quindi abbiamo vinto già questa partita da martedì perché abbiamo voglia di vincere e grazie a Dio che abbiamo vinto questa partita, perché sappiamo che Marsala è una squadra forte, che è messa bene in classifica ancora, però diciamo che siamo contenti per questa vittoria. Ti abbiamo visto uscire dolorante al 28esimo del secondo tempo, due minuti dopo il gol. Che è successo? Tutto rientrato? Possiamo stare tranquilli? Sì, diciamo che sto pagando quest'anno tutti questa infortuna che ho avuto. Quindi da martedì che non mi alleni, che sta male per fatto di tendine. Quindi ho avuto tutto questo problema quest'anno. Come questa partita è importante per me, quindi ho detto mister che devo giocare questa partita. Quindi ho dato il mio contributo, sono contento che abbiamo vinto. Peccato che non ho segnato, però sono contentissimo perché abbiamo vinto, perché tre punti importantissimo per camminare in classifica. Una vittoria importante soprattutto da dedicare al gruppo di tifosi che ti acclamava al termine della partita, all'uscita dal campo. Diciamo che questa vittoria dedica a tutti i tifosi di Marsala, perché i tifosi di Marsala hanno stato buonissimo rapporto con me in campo, quindi questa vittoria è per tutti noi mazzaresi, perché diciamo che serviamo questa vittoria per camminare in classifica, quindi siamo contentissimi di questa vittoria. Siamo con Cosimo Tumbarello, direttore sportivo del Marsala. Oggi è stata una giornata storta, se vogliamo così definire. Oggi è stata una giornata dove il Mazzara onestamente ha messo più voglia, più grinta e più determinazione rispetto a noi. Poi alla fine, quando queste componenti si vanno tutte nella stessa direzione, poi si porta a un risultato positivo. Potevamo fare di più onestamente, però ecco, siamo stati un attimino presi così dalla voglia del Mazzara di voler vincere a tutti i costi la gara. Anche noi avevamo preparato bene in settimana, però onestamente mi aspettavo più dai miei giocatori, però è andata così. Peccato subire, su
su un episodio, una prima ammonizione, una seconda ammonizione e poi conseguentemente un calcio di rigore che comunque ci ha tagliato le gambe. Però, ripeto, poi il calcio di rigore è stato parato alla grande dal nostro portiere. Ripeto, il Mazzara credo che non ha rubato niente. Noi abbiamo avuto qualche opportunità, però così, cose sporadicamente, però alla fine credo tutto sommato risultato positivo. Ecco. Ha influito il fatto di non essere forse stati capaci a gestire quei palloni recuperati a centrocampo, specie nella seconda fase del primo tempo in cui il Marsala sembrava superiore su quella zona del campo? Beh, nel calcio quando ci sono delle occasioni comunque bisogna essere cinici a sfruttarli. Noi oggi non ci siamo riusciti e purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo questa nostra, diciamo, poca lucidità, ecco, sotto porta. Marsala che comunque continua a credere nell'aggancio al treno per i playoff. Sì, onestamente sì, perché siamo là, ancora rimangono parecchie partite da giocare e comunque credo che abbiamo un organico, una società e anche dei giocatori che possono ben comunque ambire a raggiungere questo obiettivo.